La nostra scuola da sempre è sempre attenta, diciamo, sia all'innovazione che alla tradizione. Quindi nella tradizione la riscoperta degli antichi valori, del passato, del folk, dei canti popolari, invece dal punto di vista, insomma, dell'innovazione, tutti gli altri canali, quindi con metodologie nuove. Le nostre aule sono tutte attrezzate di LIM o comunque di aule informatiche, per cui i ragazzi fanno esperienza dell'uno e dell'altro. Una cosa che voglio aggiungere, la nostra scuola si presenta anche all'estero con i progetti Erasmus. E abbiamo notato innanzitutto che a prescindere dalla lingua, che i ragazzi poi, insomma, nelle delegazioni, nei piccoli gruppi, perché ogni volta vengono scelti 5-6 ragazzi che partecipano alle mobilità Erasmus nei vari paesi, per cui sono stati in Romania, in Bulgaria, in Grecia, siamo appena tornati dall'Inghilterra. Ah, che bello. E quello che accomuna tutti i ragazzi e tutti i popoli sono proprio i canti e le danze. C'è sempre un momento di convivialità in cui ogni paese presenta la propria danza e riesce poi a trascinare anche gli altri studenti e la scuola che ci accoglie, a prescindere dal fatto che possano conoscere o meno la lingua. Quindi possiamo dire che la danza è proprio un linguaggio del corpo universale. Abbiamo anche qui con noi Ciro Murgo. Vieni qui, Ciro. Io so che tu sei il direttore artistico, giusto? Dell'Anteas. Dai, sì. Ok, dai, Ciro, tu sei bravissimo anche nel ravvivare e portare avanti quindi queste tradizioni antiche dei territori. Complimenti. Come nasce oggi questa giornata? È nata così, perché i ragazzi li ho visti e mi hanno colpito, in cui ho detto: appena capita l'occasione sul nostro territorio io vi invito e faremo una serata insieme tutti quanti, per vedere anche un rilancio del nostro territorio, delle culture e delle tradizioni popolari. In cui ringrazio anche l'associazione Anteas che mi ha invitato in qualità come collaboratore, perché è una nuova associazione che è nata adesso a scopo, diciamo, familiare, diciamo, di più di questo, in cui stiamo portando avanti le tradizioni.
Allora, io andrei subito a chiamare il segretario generale della CISL di Foggia, Carla Costantini. Io so che lei è la prima donna segretario, giusto? A Foggia della CISL, quindi facciamo davvero tanti complimenti per questo incarico. Cosa ne pensa oggi di questa giornata, di questi ragazzi così volenterosi di portare avanti quindi queste tradizioni del passato, e qual è anche l'impegno della CISL per lo sviluppo del territorio? Allora, intanto grazie per l'invito, è una bellissima giornata, una bellissima manifestazione, guardavo i ragazzi, sono veramente molto belli. Questa idea di tenere in piedi, vive le tradizioni del passato, io credo sia encomiabile. Tra l'altro io penso che le nostre radici devono essere continuamente valorizzate, perché sono la nostra storia e rappresentano quella esperienza che ci porta poi ad affrontare anche le problematiche che abbiamo in questo territorio, in questa splendida città come in tutta la Capitanata. E quindi quando io parlo di alleanze intendo proprio questo. Io credo che ognuno, quindi anche le associazioni di volontariato, le comunità, la politica, le istituzioni, le organizzazioni sindacali, ognuno deve fare la propria parte, ognuno deve contribuire per il proprio ruolo, per le proprie competenze, ad aiutare lo sviluppo di questa terra che lo merita tutto, una terra bellissima che però purtroppo è martoriata da tante difficoltà, in primis il problema dell'occupazione giovanile, tanti giovani bellissimi che purtroppo sono costretti a lasciare questa terra perché non hanno la possibilità di affermare e di portare qui il loro valore aggiunto. Quindi tutti dobbiamo necessariamente creare quel clima di comunità, e questo è importante, anche queste iniziative di oggi servono a creare un collante nelle comunità e cercare di dare risposte. Il nostro impegno è quotidiano e su tutto il territorio della provincia di Foggia cerchiamo di dare delle risposte, non solo nel nostro ruolo storico di tutela del lavoro, dei lavoratori, ma anche un ruolo più sociale che guardi all'interesse e al bene comune, e auspichiamo che anche la politica e quindi le istituzioni ritrovino un po' questo messaggio, che io credo sia quello che dobbiamo lasciare e consegnare in questa giornata. Tutti pensare al bene comune, al bene delle nostre comunità e dei nostri giovani. Questa è una scultura tipicamente di Manfredonia tradizionale, e quindi in occasione, come prima manifestazione, quindi partiamo da questo perché vogliamo dare un contributo, no, non solo a fare folcoro, ma legato allo sviluppo, anche perché questo territorio ne ha bisogno. Allora, utilizzando tutte le opportunità, l'associazione è nata per questo, per dare un contributo a questo territorio, e quindi per vedere insieme, senza esclusione di nessuno e di colori, che cosa riusciamo a fare. A fronte di ciò c'è la segretaria generale della CISL che parla di lavoro e quant'altro, e noi, proprio per ringraziarlo oggi di questo inizio, e speriamo che sia positivo, noi li vogliamo, come dire, donare una stella d'auna. Grazie di cuore a voi tutti. Non faremo mancare il nostro apporto, il nostro sostegno in tutte le nostre diramazioni, in tutto quello che noi possiamo fare per il territorio. Però ripeto, quello che abbiamo a cuore più di tutti è proprio il futuro dei nostri giovani, perché abbiamo delle professionalità importanti e credo che i ragazzi abbiano il diritto di scegliere se allontanarsi o meno, e non devono essere costretti invece a lasciare la propria terra, i propri affetti, le proprie famiglie. Quindi uno sforzo collegiale, uno sforzo collettivo per creare proprio un sistema di sviluppo che possa aiutarci. Le opportunità ce le abbiamo, soprattutto in questo momento in cui arriveranno risorse importanti per il territorio, e quindi è nostra responsabilità far sì che siano utilizzate al meglio. Le esperienze del passato ci devono servire per non ripetere alcuni errori, però dobbiamo spingere affinché queste opportunità, che forse è proprio l'ultima, diventino strategiche per lo sviluppo della Capitanata. Quindi tutti insieme, avanti tutte, con la nostra terra bellissima, piena di tradizioni e anche di storia. Grazie alla dottoressa Carla Costantino, e adesso ti passo la parola, Luigia. So che ci sono altri ospiti da intervistare, ma anche altre stelle, quindi daune da omaggiare. Sì, allora vorrei innanzitutto invitare qui, ecco sì, perché c'è Anna Sabino, perché c'è una sorpresa, c'è un omaggio anche per lei, giusto?
Io devo ringraziare la scuola che ci ha dato questa opportunità a noi come Antes, io spero che sia la prima di una lunga serie, perché dalla scuola noi dobbiamo dare quel contributo alla classe dirigente. Io ho fatto 50 anni di sindacato, ma subito dopo mi hanno imbarcato nel volontariato. Sono qui, c'è l'impegno, c'è la volontà, ma sappiamo che dobbiamo costruire una cultura che sia quella di far coincidere cultura, tradizione e lavoro. Perché se non facciamo questo paese tutti i giorni si sta riducendo, i giovani se ne vanno perché non ci sono occasioni. E chi trova un'occasione di lavoro è ricattato. Noi dobbiamo tentare insieme di liberare questo territorio per dare un minimo di civiltà e di benessere a questa comunità insieme. Io ci credo e i bambini della scuola e i ragazzi, quindi insieme dobbiamo fare questo. Noi per l'occasione abbiamo pensato anche come segno di riconoscimento una targa di Manfredonia, qui panorama, tradizione, quindi tutto questo. E quindi vogliamo premiare lei e il gruppo complessivamente, e successivamente io penso che organizzeremo cose insieme, anche più importanti. Grazie. Io volevo un attimo, insomma, giusto ringraziare. Come ogni cosa che si fa bene sul territorio bisogna lavorare molto in rete. La scuola lavora molto in rete con le famiglie, da cui abbiamo avuto sempre una grande partecipazione e una collaborazione, sia nella preparazione degli abiti, sia nell'accortezza di tutte quelle che sono le mansioni ordinarie, quindi gli incontri pomeridiani, settimanali, la ricercatezza di tutto quello che indossano. Vorrei ringraziare pubblicamente Anna Ripoli, che sono 8 anni, che segue il nostro gruppo in maniera proprio incondizionata e assolutamente gratuita, ecco, questo lo voglio ribadire. E lei porta avanti, insomma, le tradizioni non solo della nostra scuola. Sapete che, insomma, Ripoli, io dico sempre che è una garanzia, nel senso che nasce proprio da una famiglia che ha sempre vissuto in questo contesto folk. E poi logicamente alla preside, che oggi non c'è, ha delegato me e il professor Colangelo, che è il vicepreside della nostra scuola, e il professor Di Corato, che è responsabile musicale del nostro istituto, appunto l'istituto comprensivo Pascoli Forgione, per cui, insomma, tutti in rete abbiamo sempre lavorato in questa direzione, promuovendo le potenzialità dei nostri ragazzi, ciascuno secondo le proprie capacità. Quindi qui abbiamo in rappresentanza il gruppo folk, c'è cioè il gruppo del laboratorio musicale, appunto con i vari strumenti, il professore che cura l'aspetto dei canti, quindi tutti in rete, ecco, si procede e le cose riescono bene. Quando poi c'è l'accoglienza anche degli altri enti sul territorio, noi siamo sempre ben contenti, perché i ragazzi hanno anche necessità a volte di esibirsi, di poter rappresentare tutto il lavoro che svolgono durante l'anno, e quindi ben vengano queste manifestazioni. E soprattutto un grazie mille a tutta la comunità di Manfredonia per averci accolto in questa sede. Grazie a tutti. Un ultimo, e logicamente ho dimenticato, al gancio Ciro, che è stato veramente un gancio formidabile, mi ha contattata diverse volte, ha voluto fortemente che noi fossimo qui oggi, e quindi ha curato nel dettaglio ogni passaggio, dall'accoglienza qui al porto, il proseguimento poi a Stella Maris, con tutta l'accortezza, e poi quelle carezze che so che ha preparato per i nostri ragazzi. Grazie a tutti. Grazie. E adesso io ho una domanda per Nicola Ciociola, presidente Anteas Manfredonia. Qual è l'impegno dell'Anteas Manfredonia e quali sono le priorità su tutto il territorio? L'Anteas non è altro che un'associazione di promozione sociale. Noi siamo un gruppo che l'abbiamo costituito da qualche annetto. È chiaro che se questo gruppo di l'età mia la volontà di questo gruppo è di attrarre altri gruppi, perché lo sappiamo che il tempo passa per tutti,
e quindi stiamo cercando nuove forze, nuovi gruppi, come dire, per dare continuità a questa cosa qua, per tramandare. Quindi è chiaro che, come dicevo prima, il gruppo, dobbiamo valorizzare quello che abbiamo da una parte, le tradizioni vanno tutelate, ma dall'altra parte ci dobbiamo approfittare, ecco, utilizzo questo termine, che attraverso questa possibilità di comunicare, perché c'è questo, ma c'è anche gente che ha bisogno di lavorare. E noi dobbiamo far coincidere il lavoro con l'ecosistema, cioè compatibilmente col territorio, perché dobbiamo difendere l'ambiente, ma dobbiamo anche creare occasioni di lavoro. L'idea è questa. Ci riusciamo? Non lo so. Noi non siamo chiusi, siamo aperti a tutti e stiamo aspettando altri gruppi che ci contattano, come lo facciamo noi, per creare questa comunicazione, sì. questa rete qua. Sì. L'Andeas è presente anche a livello nazionale. Io, oltre a essere presidente dell'Andeas di Manfredonio, sono anche presidente dell'Andeas regionale Puglia. Ah. E quindi stiamo incominciando, ma lo faccio proprio per stare dentro, lo faccio per stare dentro e quindi per avere gli agganci per poi fare le cose che ci prefiggiamo di fare. Questo è lo scopo. Io penso che il territorio deve approfittare oggi, guardando questa manifestazione, perché Manfredonia è un paese un po' alla finestra. È bello stare alla finestra quando esce un po' di aria fresca, ma sempre no. Quindi lo spirito è questo, la porta è aperta. Di essere spettatori e diventare protagonisti, sì, del nostro. Ognuno deve dare quello che può dare, quello che può dare. Noi siamo interessati agli anziani anche, è un'associazione di volontariato che è interessata agli anziani. Stiamo facendo la battaglia pure per quello che può essere il contributo per migliorare le condizioni sociali e sanitarie. Questo è il nostro modo. C'è tanto lavoro da fare, sì, insomma. Allora, noi vi auguriamo davvero di riuscire, ecco, a portare a termine tutti i vostri progetti. Quindi un applauso anche a Nicola Ciociola. Una bellissima esibizione di questo gruppo folk di San Giovanni Rotondo, gli Zampit. Quindi valorizzazione del territorio passa anche attraverso il cibo, no? La tradizione culinaria, i nostri prodotti tipici. E quindi ringraziamo Dolciaria Monti per averci offerto queste specialità che adesso anche un po' vi andremo a presentare. E poi abbiamo anche un'altra ditta da ringraziare. Sì, ringraziamo anche la Maison della Farrata, perché adesso ci faremo una bella scorpacciata di farrata, buonissima, per non parlare anche del resto. Stefania, inizi tu? Vai, inizia con un tarallino o una farrata. Sì, poi faremo anche fare la degustazione qui ai ragazzi che sono stati bravissimi. Dolciaria Monti, abbiamo qui dei tarallini, questi sono quelli col vino.
buonissimi. Poi io e te. I classici tarallucci e vino, sì, è un'altra cosa quelli. Poi abbiamo questi biscottini al cioccolato, buonissimi anche questi. Sì, tutto e buono, Stefania. Però... un poperito al miele e al vino sempre. Vino cotto. Buonissimi, mi sembra un po' anche di stare a Natale, no? Anche se il tempo oggi fa troppo caldo. E i taralli, i scaldatelli, i scavatatillo. Ringraziamo quindi. Bene, poi prendiamo qua la buonissima farrata. Guarda, della maison della farrata. Ricetta classica e tradizionale di una volta. Subito così mangiamo. Sì, sì, ringraziamo innanzitutto tutte le persone che sono state qui presenti, i ragazzi che sono stati bravissimi. Ringrazio te, Stefania, Consiglia, Troiano, che sta mangiando già, hai visto Andrea? Cioè non aspetta. Lei subito ha iniziato a mangiare. Ah, dai a me il microfono perché vuoi mangiare pure tu, è vero? Bene, allora, ringraziamo tutti, ringraziamo Ciro Murgo che è stato il promotore di questa giornata, ringraziamo tutti gli ospiti e anche ringraziamo il porto turistico Marina del Gargano di Manfredonia per averci ospitati. Vieni, vieni Ciro, così saluti anche tu e alla prossima. Ok, grazie. Voglio ringraziare tutti con la vostra presenza, ci avete animato tutti quanti, siamo stati contenti per questo spettacolo e spero che in seguito faremo delle altre iniziative.